Ciao a tutti, oggi preparerò con voi i rigatoni primavera. Ho chiamato simpaticamente così questa ricetta perché ci sono le zucchine e le melanzane, ma io ci ho messo anche qualche pomodorino in scatola e i funghi misti surgelati. Non vi dico proprio, una vera bontà. Iniziamo! Iniziamo tagliando la melanzana che, come vedete, ho già lavato e spuntato rimuovendo le estremità. La melanzana la tagliamo prima a strisce e poi a pezzetti piuttosto piccoli. Adesso tagliamo alla stessa maniera la zucchina. Tagliata anche la zucchina, ci spostiamo sui fornelli. Accendiamo a fiamma dolce sotto la padella. Mettiamo dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio e lo facciamo dorare leggermente. Dorato leggermente lo spicchietto d'aglio, lo togliamo, aggiungiamo le melanzane e le zucchine, diamo una mescolata, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 5-6 minuti a fiamma media. Passati 5-6 minuti a fiamma media, mettiamo i funghi misti surgelati. Mescoliamo un po'. Facciamo cuocere per 2 minuti. Ora mettiamo i pomodorini con un po' della loro salsa. Mescoliamo, regoliamo di sale, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 10 minuti. Visto che l'acqua sta per bollire, mettiamo il sale ed ora che l'acqua bolle mettiamo la pasta. Passati 10 minuti togliamo il coperchio, spegniamo momentaneamente la fiamma e ne approfittiamo per schiacciare i pomodorini. Un minuto prima della fine della cottura della pasta la trasferiamo in padella con la schiumarola, portandoci anche un po' d'acqua di cottura. Trasferita tutta la pasta, lasciando andare a fiamma dolce sotto la padella, mescoliamo. Facciamo così insaporire e finire di cuocere. Vi ricordo che se volete che la pasta rimanga al dente dovete toglierla necessariamente 30 secondi o un minuto prima della fine della cottura. Dicevo 30 secondi perché a me per esempio piace molto al dente, quindi la tolgo circa un minuto prima. A chi invece piace al dente ma giusta, non come me che la mangio quasi dura, basta toglierla circa 30 secondi prima. Se assaggiate la pasta e vi accorgete che manca ancora un po' di cottura e si sta asciugando, aggiungete un po', di solito si fa col mestolo, di acqua di cottura e continuate a mescolare. Ci siamo, la pasta al dente, corro ad impiattare per assaggiare con voi. Non potete immaginare che profumo c'è, assaggio con voi. Deliziosa! Fate questa pasta e fatemi sapere tramite i commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche con gli aggiornamenti. Io per il momento vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito!